Ragazzi, buona serata a tutti, buona serata a tutti. Allora, io posso capire, potrei capire qualora fosse saltato Cancelo definitivamente al City e quindi questa trattativa potrebbe essere e prevedere lo scambio Spinazzola-Pellegrini per questo motivo. Allora li potrei capire, però se mi parte Spinazzola e mi parte pure Cancelo, mi girano altamente i coglioni, ok? Perché è un discorso di plusvalenze, robe varie qua, guarda, 500 lire, teneteveli voi, no? Cazzo. Cioè, sto discorso di plusvalenze vale solo per le squadre italiane. L'Inter vende ragazzini di 15 anni a 350 milioni. Noi stiamo qua vendendo i giocatori migliori per cosa? Per fare delle plusvalenze del cazzo. Allora, io ripeto, spero vivamente sia solo perché è saltato l'affare Cancelo City, ok? O si è bloccato, ma a questo punto spero saltato, perché se tu mi cedi Spinazzola per Pellegrini, potrei capire perché Sarri non vuole giocatori adattati con piedi sbagliati nelle varie fasce e potrei anche capire. Però Pellegrini deve farmi la riserva di Alexandro e dall'altra parte deve rimanere Cancelo insieme a De Sciglio. Perché se tu mi vendi Spinazzola, mi vendi Cancelo e poi quindi devi prendere due giocatori, uno lo prendi con Pellegrini e l'altro prenderei un giocatore di merda perché di fatto più di Cancelo. Secondo me in prospettiva non c'era nessuno, perché Pellegrini è in prospettiva, a me interessa il presente. 1, 2, 3 anni al massimo, Pellegrini è giovane, ragazzi, cioè, se ogni volta cresciamo Spinazzola, cresciamo sto qua che finalmente ha fatto vedere qualcosa di buono, un italiano che finalmente ha personalità e noi lo cediamo per un giocatore che non conosciamo nemmeno. Ovviamente non è Lorenzo Pellegrini, ma è Luca Pellegrini. Dai, cioè, allora. Notizia riportata da Di Marzio. Asse caldissimo quello fra Juventus e Roma. I due club proprio in queste ore stanno parlando di uno scambio per la difesa. Sul piatto ci sono Spinazzola da una parte e Luca Pellegrini dall'altra. L'esterno bianconero andrebbe in forza alla squadra di Fonseca, mentre quello giallorosso si unirebbe alla squadra di Sarri. La trattativa è in corso e si può chiudere già in giornata. Per la Roma sarebbe un affare importante per chiudere il discorso plusvalenza, plusvalenze, dopo la cessione di Manolas al Napoli. Saltando Gerson al Genoa, infatti la Roma ha dovuto riattivare questo scambio per ottenere le plusvalenze necessarie. Ma noi dobbiamo sempre fare l'opera di carità, un'opera di carità a tutte, l'anno scorso al Milan, quest'anno alla Roma, ma che cazzo? E ci danneggiamo noi. Ma io, boh, vabbè. Non entro nei dettagli perché parlerò quando ci sarà e se ci sarà l'ufficialità. Perché era giusto riportarvi questa cosa, ma a me, sinceramente, quando l'ho letto a Di Marzio, a me veramente ha fatto girare le palle e non poco. Perché Spinazzola, secondo me, in questo momento, dopo Cancelo, in prospettiva è il terzino più forte, anche rispetto ad Alexandro, perché Alexandro ha avuto qualche problema ed è ovviamente anche più vecchio di Spinazzola. Io, ragazzi, fatemi sapere la vostra, però se prendiamo da una parte dell'elite e dall'altra cediamo due terzini e poi non sai nemmeno se arriverà il centrocampista, non lo sai, cioè quest'anno, quest'estate, insieme a Sarri, perché è un allenatore che comunque vedete è un aziendalista del cazzo, quindi non si oppone a queste cose, o addirittura è lui magari a chiedere certe cessioni perché tanto lui è abituato con giocatori di merda a giocare, vabbè, lascia stare, non voglio tirare le conclusioni prima del tempo, però se veramente sarà così, cioè, sarà un'estate di ridimensionamento di tutto l'ambiente e poi, caro cazzo di Agnelli, non parlarmi di Champions League e gli abbonamenti te li fichi su per il culo però. Perché poi è facile rinnovare, aumentare, il discorso Ronaldo, questo e l'altro, quell'altro, poi c'è di sempre i migliori giocatori. Ripeto, non voglio tirare le conclusioni prima del tempo, aspettiamo il 2 settembre, però se queste sono le premesse, ragazzi, sono premesse di merda, perché ok, d'élite, perfetto, va bene, ma tu non puoi smantellarmi la squadra ogni cazzo di volta per rinforzarmi un reparto, mi vai sempre a smantellare un altro reparto. E che cazzo? Buona giornata a tutti.